Siamo alla galleria Appia a Venezia, una bellissima mostra di Raymond Kurzweg e influenze romane, music, piccoli quadri che però dicono molto dell'arte di questo artista allora. Io volevo sapere, intanto il formato, sono formati abbastanza piccoli e quasi tutti uguali, e poi ci sono i quadri anche più grandi. Che cosa ha ispirato la sua arte? Sono piccole impressioni della mia vita, dei luoghi nei quali vivo, impressioni della mia famiglia, della gente che amo. E poi ci sono riferimenti alle tradizioni della pittura. È una combinazione. Così che è un combinare di tutti di questi due aspetti. Ma perché tu vedete tu interpretazija, ti prvo jeste ga izrazali marano, da interpretiram kažu mu gdje ste kazali. E soprattutto si tratta di una interpretazione, anche se io odio questa espressione interpretare, però si tratta di interpretare questi due aspetti. Vredno je, vredno je to interpretacija. Probabilmente è una mia interpretazione. Kada sem na realizma, kombinacija realizma i na... Si tratta di combinare un atteggiamento realistico e la tradizione dei grandi maestri. E la tradizione dei grandi maestri. E tra i grandi maestri quali sono quelli che più l'hanno colpita o da cui prende più influenza, se si può dire che lei è influenzato da qualche grande maestro? Non è una influenza diretta di un unico maestro. Mantegna, senz'altro. Venezia. La scuola veneziana, senz'altro. I moderni Morandi. Dei pittori moderni Morandi. Che sono gli apici della pittura moderna per me. La tecnica è molto interessante. Hoće reći da sam to pripravio, da sam se pripravio, sam uporabljao zelo skromne tehnike. One po ceni kad sam se pripravio da bom delo po temi nekoć, velike slike za dragi materijale. Parlando di questi quadri, o di questi disegni, no? Qui ho utilizzato materiali più modesti perché si trattava di studi o di la preparazione per opere maggiori anche con materiali più pregiati. E sembra sempre un'attenzione verso la pittura sfumata, con pochi contorni e quasi senza uno sfondo definito. Ciò che sempre mi ha un po'... Ciò che sempre mi ha, non so, colpito è il margine tra la pittura astratta e la pittura figurativa, il realismo, e questo margine è quel margine più rischioso in un certo senso, però mi piace muovermi proprio su quel margine. Però cerco di essere il più suggestivo, il più possibile con questo... questo cammino sul margine. Però i motivi proprio base della mia pittura sono eventi che hanno avuto luogo nella mia vita privata, famiglia. Sembrano di fatti poesie più che dipinti. Si intravede una storia nella composizione, ma sembrano più pensieri, immagini, sogni, qualcosa che viene da dentro. Senz'altro, no? Ho tratto spunti sia dalla poesia, però soprattutto dalla musica. Il titolo della mostra originale che si è tenuta a Tirano era Preludi, infatti, e la musica è una grande influenza nella mia arte. Classica musica. La musica classica. Non sono stato io a scegliere la musica, in un certo modo è stata la musica a scegliere me.
Che cosa le interessa di più di questa sua maniera di rappresentare la musica, l'arte e queste rappresentazioni che sembrano fantastiche ma sono molto legate alla storia? Kaj tisto, kar te zanima, najbolj dragi, ne? Te predstavitve, ki so sicer izgledajo fantastične, ne? Ampak so vezane na neke določene zgodbe. In kakšna je povezava z glasbo? Reči, glasba je malo, ker mi ni tako, ker nisem glasbenik, mi je malo prihajal iz udalje. Zato je tudi, tako da bi te slike prihajali iz nekega, iz nekih daljin. Nisem čisto pripričan, ker nisem glasbenik, nisem čisto pripričan, da bi uporabil iste elemente, isto orodje kot glasbenik. Non essendo musicista, non mi sento in grado di utilizzare gli stessi schemi, no? Che la musica utilizza. Però per questo alle volte sembra che questi quadri vengano da un mondo diverso, dal mondo della musica, e non essendo musicista, per questo alle volte li lascio quasi incompleti. Invece da se scusiamo suggerimenti. Cerco alle volte di partire da questa dallo sfumato della musica e attraversare, fare il cammino verso l'immagine. Ma riesci da tua musica tocco scrimosna, da ne. Ed è talmente misteriosa la musica che. Che non è mai possibile proprio entrare nel cuore delle cose. Ma quando dipinge, ascolta la musica? Sempre. Sempre, alle volte vicini anche, protesta. Invece di essere notati stavo in Podobno con Venezia, non dici che sono sosedi? Il suo studio è una piccola calle. Ci vedo fatto moderno musico. Simile alle calle di Venezia, a Capodistria, e i vicini sono molto vicini, per questo sentono la musica e alle volte protestano. Non potrebbe immaginare, non potrebbe dipingere sullo sfondo della musica moderna, no? È la musica classica che lo accompagna. Dovrebbe invitare i vicini a vedere le sue opere, così poi forse non protesteranno più. No, qui è molto molto riservato. Questo no, stava dicendo, no? Grazie. Grazie, okay.